Controversie tra maggioranza ed opposizione in comune a Petacciato. I quattro consiglieri di minoranza eletti lo scorso 12 giugno hanno inviato una diffida che coinvolge in prima persona il vice sindaco Antonio Di Pardo. Se n'era parlato già in campagna elettorale, un vero e proprio atto di intimidazione per rimuovere i beni mobili di proprietà privata del vice sindaco esposti, a loro dire, all'interno di Palazzo Ducale. Chi ha voluto commentare la vicenda è proprio lo stesso Di Pardo in questa intervista. Sono fortemente dispiaciuto per l'atteggiamento squallido, vile, dei quattro personaggi della minoranza, in quanto ci diffidano, mi diffidano, sia sul profilo personale che in qualità di vice sindaco, di aver in un certo senso approfittato di una cosa pubblica, quale il Palazzo Ducale, mettendo dei mobili di mia proprietà che comunque hanno in un certo senso arredato e dato un tocco di classe ulteriore a questo palazzo. Mi dispiace veramente che continuano a comportarsi in modo poco rispettoso, anche perché la storia inizia quando circa 3 anni fa decidemmo, dopo anni di chiusura di questo palazzo, questa amministrazione decideva di aprirla, di inaugurarla. Siccome tutte le stanze erano vuote, per dare un tocco, appunto, come dicevo prima, di arredamento, avendo a disposizione dei mobili, ho pensato di metterli per presentarlo più completo. Tanto è vero che tutti i visitatori, tutte le persone che hanno visitato questo palazzo sono rimasti entusiasti dalla nostra volontà di aprirla e farla visitare. Non capisco sinceramente il loro atteggiamento, probabilmente ancora smaltiscono del tutto la sconfitta elettorale, ma trovo indegno, indecente che si vuole in un certo senso accusare il vice sindaco, la giunta, il segretario comunale di aver prodotto una situazione addirittura andando su un profilo penale. Chi mi conosce, io ho sempre lavorato per la mia collettività, non ho lavorato gli ultimi 5 anni, ho sempre lavorato. Ho lavorato per il bene comune, ho lavorato per il bene sociale e questa volta ho avuto lo stesso pensiero pensando di fare una cosa bella, mettendo a disposizione la mia proprietà in un contesto pubblico. Non c'è stato il minimo pensiero di quello che il candidato sindaco ha per forza strumentalizzato durante la campagna elettorale, dicendo che il vice sindaco aveva utilizzato il Palazzo Ducale come una vetrina per esporre i propri mobili. Non credo che la gente, le persone possano leggere altrettanto il pensiero del sindaco, il pensiero del candidato sindaco. Quindi, dicendo questo, voglio mettere in risalto la mia buona volontà, la mia buona fede, l'amore che ho per questo paese, l'amore che ho per questa collettività, l'ho sempre avuta. E vedendo delle persone che poi, come dicevo, devono ancora digerire la sconfitta elettorale, la mazzata elettorale. Sicuramente questo non è un metodo che li porta da nessuna parte. Quindi, dicendo questo, e questa la dice lunga, voglio rinnovare l'affetto che ho per la mia collettività, per i pedacciatesi e non solo, l'amore che ho sempre avuto e che voglio continuare a dare al mio paese, sperando di incontrare sulla mia strada in questi 5 anni persone che meritano veramente rispetto e fiducia.